Allora, riprendiamo la quinta puntata, terza parte di questa quinta puntata, lunedì 12 ottobre 2015. È sicuramente un piacere, anche un onore avere un giocatore della Virtus Roma, un giovane promettente. Io do la buonasera a Gabriele Benetti. Buonasera Gabriele. Buonasera a voi, grazie, è un piacere per me essere qui. Ovviamente ringraziamo l'ufficio stampa della Virtus, Fabrizio Cicciarelli, per tutte le volte che ci dà la disponibilità, insomma, a far intervenire un giocatore della Virtus. Gabriele, inizio io con una domanda prima di addentrarci verso la Virtus Roma. Tu quest'estate hai disputato il mondiale Under 20 che si è giocato proprio qui in Italia, a Lignano Sabbiadoro. Cosa ti porti nel bagagliaio da questa esperienza? Innanzitutto voglio sottolineare che era l'europeo Under 20. Sicuramente è stata un'esperienza fantastica. Gli aspetti positivi sono molti, a partire dal gruppo e da quello che ho potuto imparare da tutti i ragazzi e dagli allenatori. È stato bellissimo confrontarsi con talenti veramente molto molto forti, tutta gente molto promettente, e confrontarmi quindi a livello europeo. Quindi è stata sicuramente un'esperienza indimenticabile per me. Quest'anno sei a Roma in una piazza comunque importante, lo dice la sua storia, insomma. Quali sono i tuoi obiettivi personali? Sì, sicuramente sono diciamo in una piazza grandissima sotto i riflettori, e i miei obiettivi sono quelli di migliorare, lavorare duramente in palestra e fare esperienza e dare il mio contributo al massimo alla squadra e al coach e a tutti, anche i tifosi che ci supportano sempre. Prego, ciao Matteo. Gabriele, Matteo Buccellato. Gabriele, ti volevo chiedere un tuo giudizio sulla partita di ieri e sui progressi, almeno a mio avviso evidenti, della squadra, sia rispetto alla partita contro Tortona che ancora di più rispetto alla partita di presentazione contro Latina. Sì, sicuramente dei passi avanti ci sono stati, rispetto anche alla pre-season, appunto. Ferentino indubbiamente è una squadra di alto livello. C'hanno giocatori importanti e di esperienza anche in Serie A, come il mio vecchio compagno Imbro, Gigli, Bulleri, insomma gente che di cose buone ne ha fatte. E sulla carta sicuramente noi eravamo inferiori, però penso che tutti abbiano dato un buon contributo. Purtroppo il risultato è stato quello che tutti abbiamo visto, però io personalmente dei passi avanti li sto vedendo, soprattutto a partire dalla difesa, che dovrebbe diventare in futuro una chiave, insomma, un qualcosa che ci possa distinguere. È ovvio che siamo ancora all'inizio e speriamo di trovare in fretta la via giusta e trovare quindi ritmo e intesa tra di noi, tra i compagni, insomma. Che affiatamento c'è con il gruppo? Comunque, diciamo, ecco, questo è un gruppo completamente nuovo, arrivato comunque in una piazza che viene da una situazione estiva difficile, 10 giocatori, ognuno da una realtà differente, quindi diciamo, come vi trovate tra di voi? Sì, il gruppo è tutto nuovo, per i giocatori, i miei compagni sono tutti persone eccellenti e squisite, quindi io personalmente mi trovo molto bene, anche con gli americani ho un buonissimo rapporto con Craig, che in campo mi sa sempre consigliare, mi sa aiutare sempre. Faccio un nome, ma sono tutti ragazzi fenomenali, insomma, sia dentro che fuori dal campo. E quello che dobbiamo fare è trovare, come dicevo prima, trovare ritmo e cercare di amalgamarci il meglio possibile e in fretta anche.
Un'ultima domanda da parte mia, un tuo giudizio su cosa dovrà fare la Virtus per cercare di portare a casa la prima vittoria stagionale contro Agrigento nella partita di domenica prossima? Mio parere, sì, Agrigento ha anche questa è una buona squadra. L'anno scorso è arrivata in finale, ha giocatori che si conoscono, la maggior parte insomma si conoscono da tempo e giocano insieme. Quello che noi dobbiamo fare sicuramente è lavorare duro in difesa perché parte tutto da lì, insomma, e in attacco come si può dire, di trovare meglio il ritmo e trovare una giusta chimica, perché come abbiamo visto a Ferentino abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo inceppati, tra virgolette. Quindi, ecco, questo è il mio parere. Francesco. Ciao Gabriele, intanto buonasera. Senti, Buonasera. una domanda. Che cosa, se dovessi scegliere un qualcosa che a fine anno dirai, voglio che questo sia quello che mi porto nel bagaglio e a casa dall'esperienza alla Virtus Roma, un elemento fondamentale. Ce ne sono tanti. Io spero, in ambito tecnico, di diventare un buon giocatore in difesa e di crescere appunto in questo ambito, diciamo. Poi sicuramente tutto il resto verrà, insomma, e io continuo a lavorare duramente in palestra, gli allenatori mi vengono sempre dietro, e quindi i presupposti, diciamo, sono buoni. Eh sì, senti Gabriele, l'ultima e poi ti lasciamo. A noi coach, sai bene, lo conosciamo forse da un po' più tempo di te perché lo abbiamo avuto anche come assistente qui a Roma. A noi ha dato l'idea di essere un grande, grande lavoratore all'interno della palestra e degli allenamenti. Ecco, so che si concentra parecchio anche sì su voi giovani perché ci tiene molto a che ogni giocatore della Virtus possa migliorare. Ecco, quanto ti piace lavorare con uno staff così competente e così pressante, tra virgolette, soprattutto sui giovani per la squadra. Beh, io penso che il lavoro che gli allenatori fanno, soprattutto con i giovani, sia fondamentale nella crescita di un giocatore, soprattutto quando uno è giovane, diciamo, che ha praticamente solo da imparare. A me fa veramente tanto piacere che ci sia questo rapporto con il coach, che mi venga dietro, che mi sappia sempre consigliare. Ovvio, la pressione c'è e ce l'abbiamo tutti, però è l'unico modo per migliorare e niente. Grazie Gabriele, sei stato molto, molto gentile e disponibile. Buona serata Gabriele Buona Benetti. serata e grazie. Ciao Gabriele, grazie. Ciao Allora, Gabriele, grazie. Matteo, Francesco, ovviamente ringraziamo ancora l'ufficio stampa della Virtus Roma. Noi facciamo veramente un piccolo break, minuscolo e poi ci salutiamo.